Siamo al Circolo Arci del Comune di Vinci a Lazzaretto e dove è stata presentata, dove presenteremo, vedrete anche delle interviste con dei protagonisti, la 27esima edizione Gran Premio Panificio Vescovi, 25esimo Gran Premio Nerisottoli.it, gara, sono due gare in programma domenica 28 luglio, la prima la mattina di buon mattino riservata agli allievi, la seconda riservata alla categoria juniores. Tutto questo apparato organizzativo è per onorare la memoria di Claudio Cecconi, e in effetti la società organizzatrice è la sportiva La Stella, gli amici di Claudio. Dicevo, Claudio Cecconi, personaggio del ciclismo conosciutissimo, ex corridore che ormai ci manca da 14 anni. Luciana Gradassi, consigliere del Comitato Regionale Toscano della Federciclismo, per commentare questo Gran Premio che va in onda appunto la domenica 28 luglio, intitolato ovviamente, al di là delle varie denominazioni, 27esimo Gran Premio Panificio Vescovi, 25esimo Gran Premio Nerisottoli.it, però si vuole ricordare un grande personaggio del ciclismo toscano come Claudio Cecconi. Sì, quello che è bello che si riesce ancora a ricordare Claudio, perché Claudio si merita questo. Claudio è stato un personaggio eccezionale, un personaggio che ce ne sono pochi, ha saputo lavorare per il ciclismo. A me mi diceva, io mi diverto. E quando si fa le cose tante, bene, e ci si diverte, credo che sia il massimo che si può dare. Ecco, a parte Claudio Cecconi, però è diventata col corso degli anni una competizione molto bella, divisa in due parti. Ricordiamo i vincitori l'anno scorso, Germani e Tiberi. Tiberi che si sta facendo onore a livello internazionale quest'anno, queste due gare sono diventate un po' una rassegna dei giovani più promettenti a livello italiano, perché non solo a livello toscano, e vengono un po' da tante regioni, e poi abbiamo dei risultati che si fanno ricordare anche negli anni successivi. Sì, qui sono stati due grandi vincitori l'anno scorso, Germani e Tiberi. Li ritroviamo tutti e due nella gara juniores, perché Tiberi era il primo anno, e li ritroviamo tutti e due nella gara juniores. Sicuramente sapranno onorarla al massimo, perché sono due ragazzi di grossa portata, tutti e due. E nell'allievi, non c'è mai stato, devo dire, a queste gare un vincitore per caso. C'è sempre stato personaggi, persone che sono venute avanti nel ciclismo e che hanno fatto vedere il meglio di sé. E vediamo, non ci mancano in Toscana qualche bravo allievo, e io sono anche campanilista, sicché per onorare Claudio speriamo che sia un toscano e tutto lì. Questo lo facciamo tutti, tifo per i toscani, però se vincono gli extraregionali onore al merito. Ecco, io volevo chiedere, Luciana, lei si può dire che è una dirigente di lungo corso, cioè lei ha fatto veramente la gavetta anche nel ciclismo, come si direbbe, nel modo più giusto, perché lei ha diretto squadre, è stata dentro tante società, ha lanciato tanti giovani ragazzi. Ora, domanda retorica, com'è questo ciclismo giovanile in Toscana? Quali sono i problemi più importanti da risolvere? Ma sai, è vero, io ho fatto 30 anni da ammiraglia e tante cosine, cioè, me le ricordo, l'umparate me le ricordo. Cioè, è un ciclismo che non si può paragonare a quello di oggi, perché oggi sono molto diminuiti i numeri e ci sono altre preparazioni, altri tipi di gara. È un ciclismo che si paragona male. È vero che bisogna sempre pedalare, quello è in dubbio. Però è vero che ci sono squadre, prima la squadrina di paese, tre persone che si levavano 50.000 lire di tasca per fare la squadra e davano l'anima per la squadra. Oggi c'è lo sponsor, c'è le macchine di lusso, i vestiari, i bici da favola, e si fa male un confronto fra il ciclismo di prima e quello di ora. Okay, non voglio fare un confronto, dico semplicemente che oggi forse è molto più difficile trovare dei ragazzi in Toscana che si dedicano al ciclismo, perché le distrazioni sono tanti e anche i pericoli andare sulle strade, ma poi ci siamo, che una volta forse questi ragazzi venivano da estrazioni, dico, quasi contadine, ma simili, diciamo, non avevano grossi grilli per la testa. Oggi reperire un toscano che voglia fare seriamente il ciclismo è difficile. Ma senti, il ciclismo è fatica. Su quello non c'è dubbio, si può avere i mezzi belli, si può avere tutto, però il ciclismo è fatica. I ragazzi di oggi vengano un pochino dall'ascensore, dal pulmino che li porta a scuola, che li prende avanti la porta di casa, cioè dalla vita facile. Il ciclismo è fatica, non è inventato niente. Se riescono a durare fatica, a capire qual è il vero spirito del ciclismo, altrimenti fare un campione
È impossibile. Allora, Luciano Talini, ancora una volta ci incontriamo, ti ho intervistato non so quante volte ormai in vita mia, ma tantissime, però siamo qui oggi per commentare due belle gare che poi sarebbero una gara, perché praticamente si svolge lo stesso giorno, la Stella, sono due categorie diverse, però quello che le accomuna, dedicate a un grande personaggio che abbiamo conosciuto e siamo stati in ottimi rapporti entrambi, come Claudio Cecconi. Claudio Cecconi era un grande amico, sia sul lavoro, perché se facevamo lo stesso mestiere, ci incontravamo quasi tutte le mattine, e poi è diventato un grande dirigente, al quale oggi forse ci si sognano certi personaggi, perché lui non era solo... non pensava solo a se stesso. No, ti posso dire, io la cosa che più apprezzavo, l'ho conosciuto tantissimo, era che lui era un decisionista, cioè era di quelli che le cose non le diceva, le faceva. Infatti lui le diceva, mi diceva, diciamo, ma sai, avrei intenzione, perché i primi passi, forse io ero già nel ciclismo veramente, lui è entrato dopo, però era un grande perché riusciva a organizzare, riusciva a mandare avanti delle società, delle società con vincenti, delle società, cercava atleti, cercava, era anche un intenditore di cose, fra l'altro. Era stato corridore, quindi. Sì, è stato un atleta, si ricordava, io l'ho fatto da giudice, perché quando, perciò è riuscito a portare il Giro della Lunigiana, insomma, qua da noi. Altra cosa, oltre ad essere un decisionista, lui si divertiva a risolvere i problemi. Quando c'era un problema di guarda, domani non si può correre, ecco, lui trovava la soluzione. Infatti, quando mancava una domenica, come ora succede, che c'è due domeniche che non ci sono gare di juniores, con lui non c'era problemi, lui riusciva a metterle insieme. Come quella e come tante altre, riusciva a mandare avanti la squadra, la società, riusciva ad organizzare, perché io mi ricordo i primi tempi che insomma, si partì con questa gara, ora, siamo alla 25esima edizione mi sembra questa, era sempre in vita e organizzava questa manifestazione con una società alle spalle. Dopo ha continuato sempre e è entrato come dirigente regionale, che ce ne vorrebbe di questi personaggi. Non pensava solo a se stesso, ecco, pensava proprio al bene del ciclismo. Di queste persone oggi non ce ne sono più, diciamo così. Hai detto bene. Parliamo invece dell'aspetto tecnico di queste due gare. Ripeto, l'anno scorso vittoria di Tiberi, poi altre vittorie insomma, nelle categorie inferiori, anche negli anni precedenti, di atleti poi hanno fatto strada nel mondo del ciclismo. Poi, ripeto, percorsi tecnicamente molto validi. Cosa ne pensi? Sì, no, è una gara veramente, in un momento della stagione forse il migliore, perché insomma sono già stati i campionati, ci sono già i campioni, e nel momento prima delle ferie, diciamo così, del rilasso del mese d'agosto, c'è questa gara, e non solo i toscani ma vengono anche fuori, insomma, gli extraregionali. Io mi auguro che anche quest'anno, come ho sentito da Baronti, che ha immaginato che ci sono parecchi iscritti sia da parte juniores che allievi, e gli do un grande in bocca al lupo e mi auguro che anche quest'anno Cecconi, Claudio, sia ricordato in una maniera magnifica, eccellente. Una domanda bomba per chiudere, ma a Claudio gli sarebbe piaciuto il ciclismo come è oggi? Ma forse si adattava, però non lo so, ma penso che si sarebbe adeguato anche lui. Però a suoi tempi, insomma, e mi ricordo quando tenevano i corridori a San Baronto, a volte veniva, passava, mi diceva, vada, vieni con me, si andava a vedere cosa facevano all'una a mezzanotte in albergo. Insomma, queste sono veramente persone che volevano bene al ciclismo e volevano bene anche agli atleti stessi. Siamo con l'assessore allo sport del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi, che è proprio, diciamo, alle mani in pasta, perché la Stella è nel Comune di Vinci, anche se qualcuno forse fa finta di pensare che sia legata molto a Lamporecchio, ma diciamo che c'è un legame affettivo con queste zone, con Vinci, che però quest'anno ha fatto veramente il grande colpo del Giro d'Italia con la partenza della tappa. Della seconda e terza tappa, e quindi ho sentito un'intervista fatto nella presentazione Vignozzi, che lei non è un grande appassionato di ciclismo, però lo sta diventando.
Sì, come ho detto poco fa nella presentazione, credo che il ciclismo sia forse il primo vero grande sport popolare italiano e me l'ha dimostrato personalmente anche questo evento del Giro d'Italia che abbiamo avuto la fortuna di ospitare nel comune di Vinci, dove sono riuscito a vedere per le strade un entusiasmo che lo sport raramente regala. E quindi sono estremamente orgoglioso di questo successo dell'amministrazione comunale di Vinci, ma di tutto il circondario dell'Empolese Valdelsa, perché il giro non è stato cosa solamente del comune di Vinci, ma è stata cosa di tutto il circondario dell'Empolese Valdelsa. Quindi felice per il comune di Vinci, felice per il ciclismo, che sia sempre più uno sport popolare per tutti e circondato da tanta passione. E quindi due belle gare come quelle del 28 luglio, qui nella memoria di Claudio Cecconi, voi le salutate con grande piacere. Molto sicuramente, oltre che con piacere, direi con orgoglio, anche perché quando lo sport è fatto da associazioni sportive dilettantistiche che mettono in campo esclusivamente la propria volontà di fare qualcosa di bello, la propria dedizione, senza sostanzialmente chiedere niente in cambio se non il buon esito della manifestazione, non può esserci che orgoglio per un'amministrazione comunale che ospita associazioni e persone di questo stampo, diciamo. Io le regalo anche, visto che lei non segue giustamente, se guarda gli sport, solo il ciclismo, a Vinci, a parte una terra di grandi tradizioni ciclistiche, non solo Leonardo, che poi avete biciclette e così via, però io le dico, a Vinci è nato Roberto Gaggioli, non so se lo conosce lei, no? Ecco, allora questo signore ha corso molti anni, è professionista, è ancora giovane, del 1962, e credo che risieda nel comune Vinci. Questo signore è, nella storia del ciclismo italiano, professionisti, non categorie inferiori, il terzo ciclista a aver vinto più gare di tutti. Siamo vicini a 200 gare, ha vinto molti Stati Uniti, davanti a lui ci sono solamente Moser e Cipollini, e scusi se è poco. No, non è assolutamente poco, e faccio mea culpa per non conoscerlo, è mio dovere da assessore allo sport, mi informerò, perché è un personaggio così, da un personaggio così dovrebbe essere decisamente più tenuto in considerazione dall'amministrazione comunale. Allora, l'ho detto questo perché fa piacere, io comunque ho intervistato diverse volte, se avete bisogno vi dico dove lo potete trovare. Grazie a lei e grazie a tutti, arrivederci. Siamo con Remo Micheli, consigliere per lo sport comune di Lamporecchio, e è un personaggio, come mi diceva prima di iniziare l'intervista, di lungo corso nello sport, perché si può dire ha sempre amato molto il ciclismo, si può dire quando si è avvicinato per la prima volta a questo sport. Al ciclismo ero ragazzetto, erano gli anni 50, perché allora il ciclismo era differente, però dopo ho sempre continuato a vederlo, anche se per capire lo sport ma seguirlo più a fondo, però io mi è sempre piaciuto il ciclismo, tant'è vero che una volta due alla settimana la televisione mi guarda le corse che c'è, specialmente nel periodo che vengono registrate. Come tutti questi anni un idolo? Tutti questi anni un idolo? Coppiano io. Sì, Coppiano, tant'è vero quando dopo io andavo a Montecatini per lavoro, ci fu un anno negli anni 50 che ci fu la tappa a Montecatini, e che io andavo in ufficio a Montecatini anche se ero ragazzo, e c'è la fotografia di Coppi la firma, l'autografo e tutto per di Coppi. Nonostante tutto, a parte Coppi, mi si è sempre piaciuto di Grodi, perché Lamporecchio in quel periodo lì veniva Ronchini, Diego, c'era i Moser e Ardo su a San Baronto, si viveva sempre a contatto col ciclismo, ecco dove bisogna mettere quello. Poi il filo non si è mai interrotto, perché oggi abbiamo Nibali, anzi, Visconti, tanti altri. Nibali e Visconti, come io fra le altre cose sono presidente della Proloco e sono veterani sportivi, sono a CONI, e ho premiato quei ragazzi quando tutti all'inizio dicevano Nibali e Visconti amici, gli detti il premio nelle serate particolari col CONI, perché mi piaceva che Nibali e Visconti facessero una bella figura, che veniva bella figura anche per le nostre zone. Questo è il discorso. Ecco, passiamo invece al discorso odierno, cioè oggi si parla di una gara 25-27 anni di età a seconda delle denominazioni, che ricorda un grande personaggio. Lei l'ha conosciuto, Claudio Cecconi? L'ho conosciuto perché io l'attività che facevo io era sempre a giro per l'Italia e il mondo, quindi l'ho conosciuto, ma non come profondamente potrebbe essere, ma ho sempre avuto una buona impressione anche per quello che mi raccontavano gli amici. Poi essendo nello sport si segue un po' sempre un po' tutti, e quindi si fa per non seguendo a fondo il ciclismo era meno facile che ci avessi più, però
cioè l'apprezzavo quello che faceva, perché effettivamente ci vuole una gente come lui, ecco, questo è il discorso. Che poi in zona, a parte i corridori, a parte dirigenti sportivi, sì, ma però c'è anche un grande appassionato come Giuliano Baronti. Non è di sotto. Siamo amici con Giuliano, si scherza sempre, si vede sempre, però uno come Giuliano ce ne vorrebbe diversi, come Giuliano per il ciclismo, che fa sacrifici e gli piace farle, quindi è un personaggio che va ammirato e aiutato in quello che si può aiutare per quanto riguarda lo sport, diciamo, del ciclismo in questo caso, ecco. Ecco, il sindaco di Lamporecchio vedo spesso alle gare, quindi Torrigiani c'era anche, eravamo anche l'altra settimana, 10 anni fa circa, lì alla presentazione con lui. Oggi, per l'impegno che c'è in questi giorni, c'è entrato di nuovo come sindaco, c'è impegni con le regioni, con le province, quindi diventano sempre impegni continui. Allora, bisogna essere presenti anche noi. Comunque il Comune Lamporecchio ci sarà sicuramente anche a queste due belle gare. No, andiamole, perché Lamporecchio è interesse, dice l'Università del Ciclismo, va bene. E come sport, ciclismo assommato all'altro, bisogna esserci sempre, anche per ciclismo, calcio e tutti gli altri sport che si può fare. Lei ha detto l'Università del Ciclismo, però se lo sentono a Mastro Marco, perché nonostante tutto c'è un po' di rivalità fra Lamporecchio, sì, e Mastro Marco. C'è la rivalità, perché la rivalità fa parte di quelle situazioni che si spinge a fare sempre qualcosa di nuovo, per fare meglio dell'altro, quindi ci vuole la rivalità, che un'organizzazione legale, perché purtroppo senza rivalità non si farebbe niente, se non c'è un riscontro anche così di rivalità non sarebbe, cioè non sarebbe apprezzato lo sport, quello è il sale maggiore, io lo vedo nel calcio, si dedica, si fa, vanno e via discorrendo, io dico questo, ma anche tutti gli altri sport, perché o bene o male vado sempre alla manifestazione sportiva anche a livello lì a Pistoia, e quindi conosco un po', per modo di dire, tanti altri sport, e c'è rivalità sempre. Siamo con Giorni, il Telamo Giorni, azienda vinicola Giorni, che ospiterà un po', diciamo, le fasi cruciali, puntature e così via, della gara intitolata a Claudio Cecconi, e che si svolge ormai a fine luglio, è una tradizione, delle gare anzi, perché sono due. Ecco, lei come passione per il ciclismo come stiamo? Ma siccome è stato un tempo che c'era questi due corridori che se la battevano, Claudio e quell'altro, non me lo ricordo, poi è seguitato, sì, benvenuti, è stato poi un seguito, poi il babbo di Claudio disse: ma la farei volentieri la partenza a casa tua, perché è un ambiente